Buonasera amici di Assist Sportivo, ci troviamo qui col coach Gesmundo che innanzitutto ringraziamo. Grande partita, derby sofferto, però avete portato a casa la vittoria e siete primi in classifica. Un commento. Beh, è una partita che noi sentivamo in particolar modo perché essendo un derby comunque ci tenevamo a far bella figura, l'abbiamo preparata bene, abbiamo fatto una buona settimana d'allenamento e i risultati si sono visti in campo. Poi senza togliere nulla al derby ci interessava anche in vista dei risultati di ieri mantenere il primato solitario e ci siamo riusciti. Grande prova di Teofilo alla linea di mediana, ricordiamo che ha fatto un tiro da tre che era praticamente stile NBA, però che comunque anche in posto basso ha fatto sentire la sua presenza. Ma sì, io lo ripeto sempre, cioè noi abbiamo una squadra che volta per volta può erigere un protagonista rispetto agli altri, però se non giochiamo di squadra non abbiamo risultati. E stasera abbiamo giocato di squadra, tutti hanno messo il loro mattoncino, siamo riusciti a portare a casa un ottimo risultato in trasferta su un campo difficile con una squadra ben allenata e che comunque dà filo da torcere a tutti, si vede perché è terza mi pare o comunque era a 4 punti da noi, perciò massimo rispetto, abbiamo fatto una buona partita e loro anche. Valerio Corvino, il play, ha fatto anche dei passaggi, abbiamo notato però un po' nervoso durante la partita, forse per eccessivo zone press della Juve Trani. Lui un po' si nervosisce quando gli si mettono le mani addosso, però è abituato, ma è anche un modo suo per caricarsi, per mettersi in partita da solo. Va bene, non devo aggiungere altro perché lui è un giocatore che si qualifica per quello che ha fatto in passato e perché quello che sta facendo ancora adesso. Oggi non è stato in grande giornata di tiro, però ha messo in ritmo i compagni e quindi va benissimo così. Prossimo impegno in casa, come vi preparerete per la prossima partita? La ricetta è sempre la stessa, massima intensità in allenamento, concentrazione, voglia e determinazione nel fare le cose che ci proponiamo, perché poi studiarli a tavolino, gli allenatori le vincono sempre tutte le partite, il problema è poi dopo mettere in pratica quello che si studia prima. Se ci siamo con la testa e sappiamo che è una squadra tosta, perché abbiamo anche perso lì all'andata, squadra molto fisica, il Venafro, e quindi dobbiamo abituarci a gestire queste situazioni, ma io sono fiducioso perché è un gruppo fatto di professionisti seri che mi mettono a disposizione il loro tempo e la loro voglia. Grazie coach e arrivederci. Buonasera amici di Assist Sportivo, ci troviamo qui con coach Scocimarro, coach della Lotti Juve Trani. Ecco coach, dopo un anno sono ritornati i tifosi, però ciò non è bastato, partita combattuta, cos'è che non è andato? Non è andato, mentalmente abbiamo sofferto questa partita contro una squadra che sapevamo, tutti quanti sanno, una squadra di altissimo valore e noi non siamo stati pronti a reagire mentalmente alle situazioni che in campo si sono verificate. A un certo punto abbiamo vissuto più di individualità che di squadra. Non siamo stati quella squadra che tante volte ha fatto divertire tutti quanti e si è divertita soprattutto, dimostrazione anche un po' di situazioni che non mi sono piaciute per niente e quindi fondamentalmente di fronte a una grandissima partita del Molfetta non siamo stati in grado di reagire. Ecco, grande prestazione anche di Teofilo, che forse sulla linea dei tre giocatori del Molfetta, dei tre punti, sono stati più bravi a spezzare un attimo la zone press vostra a tutto campo che avete adottato dal terzo quarto in poi. Sì, sono stati bravi a fare canestri, in particolar modo Teofilo e Grimaldi, qualche volta anche Fortunoso, una volta anche allo scadere dei 24 secondi sul nostro meno 10. Cioè, sono episodi diciamo, che sono comunque limitati al momento. La verità è che noi non abbiamo espresso la nostra pallacanestro per quasi tutta la partita e il risultato è quello che si è visto. Ecco, nella vostra squadra ci sono stati molti vostri giocatori che non hanno segnato dalla linea dei due punti, diciamo, quindi comunque sono al di sotto, forse sentivano la pressione del match, del derby. Sì, probabilmente non siamo pronti ad affrontare queste partite di altissimo livello. Domenica prossima ne avremo già un'altra contro l'altra prima che è Vasto. Siamo stati bravi su tutti quanti i campi a giocarcela sempre con la nostra pallacanestro. Oggi probabilmente
situazioni passate, l'esperienza dei più grandi non è venuta fuori. Di fronte a una prestazione del genere bisogna comunque dare atto alla squadra che avevamo di fronte, Biceglie, che ha fatto un'ottima partita, per cui diciamo che ci può stare. Ecco, adotterà nel prossimo match con il Vasto, appunto, prima in classifica, anche se voi comunque siete a 6 punti di distanza dal Molfetta, delle modifiche al roster o qualche schema in più? No, fondamentalmente no, noi giochiamo questa pallacanestro dall'inizio. La mia squadra è formata da 16 giocatori che si allenano tutte le settimane dall'inizio dell'anno e che hanno fatto bene, qualche volta hanno fatto anche molto bene. Oggi è andata così, quindi fondamentalmente io non voglio assolutamente modificare niente in quello che stiamo facendo. Ci prepareremo magari tatticamente a quella che sarà una partita diversa, questo sì, però il resto non modifico niente.